Eccoci qua, bentrovati a tutti voi, buona domenica anche a te, Don Pasquale. Bentrovata a te, bentrovata a tutti, buona domenica. Sai che questo cambio di orario non mi fa ancora partire, la prendo con comodo, quindi sono vado un po' a rilento. Sì, poi è domenica, inizia a fare freddo, quindi il tempo non ci favorisce. Eh sì, poi abbiamo riscoperto il caffè necessario di Paolo Pugni, che vi mostreremo più tardi, però... Don Pasquale, come sempre il giorno del Signore è un giorno di festa, un giorno da vivere con gioia e con tanta serenità anche in famiglia. Soprattutto in famiglia, dico, no? Non solo nella famiglia di casa, ma anche nella famiglia della Chiesa, anche. Vero. È vero, facciamo parte di una famiglia allargata. E la volta scorsa abbiamo conosciuto un prete youtuber, comunicatore, diciamo, perfetto, se vogliamo possiamo prendere tanti consigli da lui, e ci ha consigliato proprio la volta scorsa di guardare insieme questo video che parla di serenità. Si può arrivare ad essere sereni in pochi minuti guardando un video? Magari, ecco, da lì arrivano suggerimenti per poter affrontare la settimana e la vita. Spero di sì, guarda, se in pochi minuti ci desse un po' la ricetta della felicità, della serenità, sarebbe ottimale. Però, proviamo? Non so se... Ma comunque, ascoltiamo. Vediamo. Sì. Immaginate che ci sia un esercizio che in soli 3 minuti vi aggiusta la giornata. Ok, potete... anche smettere di immaginare, perché questo esercizio esiste davvero. Ti servono soltanto 2 cose, un foglio di carta e una penna. Prendi questo foglio e questa penna e inizia a scrivere di getto, in modo immediato, quante più cose ti fanno sentire grato. Attento, è importante che tu scriva di getto, senza pensarci troppo, in modo immediato, lascia fluire da dentro di te tutto quell'insieme di cose per le quali tu sei felice, tu puoi dire di essere grato, dalle più semplici, dalle più scontate, a quelle più alte, a quelle più spirituali, più metafisiche. Scrivi tutto di getto. Ti do qualche aiuto, a partire proprio dalle cose più semplici. Le mani, le dita, il fatto che posso scrivere, il tatto, gli occhi, la vista, posso vedere. Posso parlare, le gambe, le braccia, posso camminare, posso stringere la mano, posso parlare, ascoltare, mangiare, assaporare, sgranocchiare, il latte, i biscotti, le lasagne, i panzerotti, la pizza, il pesto, la torta di compleanno, il compleanno, sono vivo, la vita, la famiglia, gli amici, i figli, mia moglie, mio marito, l'amore. L'amore che ho ricevuto, l'amore che ho dato, ma anche lo scotch, il cacciavite, la casa, l'automobile, le scarpe che proteggono i miei piedi quando cammino per andare a incontrare qualcuno, le persone che incontro, anche gli sconosciuti. E ho incontrato Dio, la fede, la speranza, l'esistenza, il respiro, la preghiera, il canto, le canzoni, il Vangelo che ho ascoltato ieri. I libri che ho letto e anche i libri che non ho ancora letto. Ok, io il gioco l'ho appena fatto insieme a voi e mi sento già molto ossigenato, come se avessi vissuto per qualche giorno in una cantina buia, ristretta, senza ossigeno. E poi a un certo punto esci fuori e ti ritrovi in cima a una montagna, con un panorama meraviglioso e con l'aria tersa, il panorama, le gite, le montagne, i laghi, i fiumi, il sole. Sì, mi sento già ossigenato perché credo che la gratitudine sia ossigeno per noi, ossigeno per il nostro corpo, per la nostra mente, per il nostro spirito. E se il nostro spirito sta meglio, anche il nostro corpo sta meglio. Tra l'altro la gratitudine è ossigeno anche per la nostra capacità di comunicare. Pensaci un attimo, come comunicano le persone che si lamentano sempre? E di che colore è invece la comunicazione di una persona grata, felice, solare? Ah, e un'altra cosa, se facendo questo gioco in modo spontaneo, di getto, ti verrà naturale scrivere anche probabilmente dei nomi di persone, dopo averlo fatto sentirai dentro di te una gran voglia poi di abbracciarle, queste persone. Allora, se la prossima volta che le vedrai effettivamente ti verrà di dargli
un forte abbraccio e poi spiegagli perché l'hai fatto. Ok, basta, ti ho già dato fin troppo suggerimenti, adesso mi avevi fatto una promessa, prendi subito carta e penna e inizia a fare questo gioco tu stesso, in questo momento, adesso, e poi magari rifallo domani o tra una settimana o tra un mese, o magari fallo quel giorno in cui ti sentirai un po' buio dentro, sentirai un po' di tristezza, a volte non so se ti capita di sentirla anche se non capisci bene il perché, non riesci a dargli un nome, fallo anche in quel momento. Ma ora non pensare a quel giorno, pensa soltanto ad adesso, pensa al presente, fai questo gioco adesso, nel presente, perché presente e gratitudine, non so se ci hai mai pensato, sono legati tra di loro, sono fratelli e sorella, anzi, probabilmente sono figli l'uno dell'altro, perché laddove vivi nel presente riesci ad essere grato per le cose che hai, e se riesci ad essere grato è perché stai vivendo nel presente. Grazie a Don Giovanni, insomma tutti pronti con carta e penna, noi la cercavamo qui nello studio ma ai noi non l'abbiamo, non in questo momento, anche perché abbiamo da fare altro, però insomma ci riserviamo di farlo. È bello insomma rendere grazie al Signore per quello che abbiamo, quello che ci capita. E fare Eucaristia, no? Eucaristia significa proprio questo, significa rendere grazie. E predisporre un po' il nostro animo a quello per cui esso è fatto, a rendere grazie, a meravigliarsi, a recuperare un po' di stupore che nella monotonia dei giorni rischiamo di perdere. L'Eucaristia è la posizione più giusta che noi possiamo assumere nei confronti di Dio, perché Lui per primo si è fatto Eucaristia per noi, è sceso un po' al nostro livello, possiamo dire così, sì. E quindi ci ha innescato dentro questa scintilla bella di grazie che dobbiamo sempre dare nei confronti del mondo, nei confronti degli altri e anche e soprattutto direi nei suoi confronti. Riceviamo spesso questi scossoni, no? Siamo scossi nel senso che abbiamo bisogno di essere recuperati ogni tanto per riscoprire il valore della giornata in cui viviamo, il valore di quello che ci viene donato e poi insomma passa a volte inosservato, non ce ne rendiamo conto. Ecco, abbiamo bisogno di fermarci un attimo, anche in questo forse sta l'esercizio. Di recuperarci, di ritornare un po' sulla nostra strada, di accorgerci che ci siamo, già quello è un grande motivo di stupore. Ecco, e poi la domenica è fatta anche per recuperare il valore, il significato, la bellezza del primo giorno della settimana, che è il lunedì. La volta scorsa abbiamo un po' giocato sul fatto, sull'hashtag Adoro il lunedì che è usato da te, sul fatto che Don Giovanni pubblica i suoi video, e abbiamo scoperto anche il nostro carissimo amico che ritorna in Fuori Programma, Paolo Pugni, anche perché abbiamo bisogno di un caffè a quest'ora. Ci vuole. Anche lui ama il lunedì. Ama o adora? Ama. Okay. Sentiamo Paolo Pugni. Buongiorno buon caffè. Come sapete combatto la mia personale battaglia contro l'incoerenza, o perlomeno contro quella incapacità di collegare le cause agli effetti, soprattutto di trarre conseguenze da quello che facciamo. E quindi questo caffè vorrei dedicarlo a tessere un elogio del lunedì. Perché devo dire onestamente, mi hanno un po' sfrantumato i capelli, diciamo così, per non dire altre parti del corpo, tutti questi messaggi di persone che vanno dai 12 ai 9000 anni che si lamentano del lunedì, addirittura arrivano a dire questo mercoledì sembra lunedì, oggi questo lunedì è il più lunedì luminoso di tutti i lunedì che non siano mai stati lunedì nati. E non capisci se lo facciano perché è un vezzo, perché fa figo o per qualche altra ragione. Soprattutto non capisci se lo facciano perché ci credono veramente. E se ci credono veramente capiscono quello che stanno dicendo. Io amo il lunedì, come amo il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Amo ogni singolo minuto e ogni singola ora. Non sono del partito di quelli che non vedo l'ora che arrivi il sabato. No, io le ore le voglio vedere tutte, anche perché ormai non me ne rimangono più tantissime. Voglio rimanere aggrappato ai minuti, viverci dentro, partendo dal lunedì. Qual è il messaggio che stiamo trasmettendo al mondo dicendo che odio il lunedì? Perché in fin dei conti non è il lunedì che odiamo, non ce ne strafrega niente, se fosse il lunedì dell'angelo, se fosse il lunedì di un ponte o fosse il lunedì di vacanza ci piacerebbe tantissimo. È il concetto che ci tocca andare a lavorare. Quindi quello che io sto dicendo è che detesto il lavoro, che
che per me il lavoro è una roba schiavistica, allucinante. Questo è il messaggio. Quindi di fatto sto dicendo al mondo, ai miei amici, ai miei colleghi, ai miei figli, ai miei clienti, che per me il lavoro è qualcosa di aberrante, qualcosa del quale farei volentieri a meno, qualcosa che non ha senso nella vita, perché la vita è fatta per la domenica, per stare al mare, per farci i cavoli propri, per perdere il tempo, per guardare il cielo. Ora, non dico che la vita non sia fatta anche di questa, ma la vita è anche dentro il lavoro. Io sono convinto che il lavoro sia uno strumento meraviglioso, un mezzo che la vita ci dà a disposizione per migliorare noi, migliorare gli altri e migliorare la società. Io amo il mio lavoro come amo il mio tempo libero, come amo il tempo vissuto con la famiglia. Amo ogni singolo istante della mia vita. Io credo che dobbiamo tutti riflettere su queste cose e non limitarci a buttare lì delle frasi come capitano, semplicemente perché fa bello, fa scena, fa moda, fa quello che volete voi. Perché capisco che ci può essere quel giorno in cui non ce la fai, ci mancherebbe altro. Credo che capiti a tutti. Ma farlo diventare sistema di vita, io credo che sia molto triste e molto preoccupante. Buongiorno e buon caffè. Eccolo qua, ovviamente tutti i caffè di Paolo Pugni sono in rete, potete cercare i caffè di Paolo, i pugni di Paolo, perché lui gioca molto con le parole. Insomma, questo lunedì volete farcelo amare a tutti i costi e qualcuno è contrario, io, la sottoscritta per esempio. Beh, il lunedì in fondo è l'inizio di una nuova settimana, quindi come ogni inizio è bello, dovrebbe essere bello almeno per la maggior parte di chi lo vive, però l'inizio è anche faticoso, perché è ovvio che le cose belle sono anche faticose, altrimenti sarebbero scontate. Come abbiamo detto prima, ci passeremo davanti a fianco con uno sguardo abbastanza superficiale che non rende la bellezza di quello che si vive. Quindi è vero, il lunedì è faticoso, è lavoro, è durezza, è svegliarsi presto, riprendere il ritmo, però è anche la gioia di un nuovo inizio, di un recuperare i fili interrotti la settimana precedente e dare una certa linearità alla propria esistenza. Se poi qualcuno insomma volesse, potrebbe far cominciare la settimana dalla domenica, che è il giorno del Signore, invece che riposarsi. Con un buon inizio. Alcuni la fanno iniziare la settimana la domenica, forse più incisivo, così sarebbe meglio. Sarebbe meno dannoso il lunedì, come inizio settimana. Allora, ovviamente continueremo a ritrovare i nostri amici anche la prossima settimana. Noi adesso vi salutiamo, ma vi lasciamo guardare, perché la settimana scorsa è stata dedicata alla chiesa abbaziale, il nuovo altare di San Leonardo Abate in Lama Volara di Siponto. Noi ci siamo stati con le telecamere. Don Pasquale, è una chiesa particolarissima, molto molto suggestiva, molto antica, la conosciamo, antica. Curata nei minimi dettagli ormai dalla comunità dei ricostruttori. Dei ricostruttori nella preghiera, siamo stati lì, quindi lo guardiamo insieme. Poi ecco, è un momento in cui si fa alto anche il momento spirituale della nostra domenica. È vero, un momento di festa a cui partecipiamo anche noi con queste immagini. Bene, grazie a voi per averci seguito, restate sintonizzati su Padre Pio TV, grazie Don Pasquale, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a te, grazie a voi di nuovo. Buon lunedì poi!